una parola per noi. Commento al Vangelo della domenica a cura di Don Giulio Viviani. In questa domenica 26 maggio, la Chiesa nella sua pedagogia ci invita a contemplare la Trinità. Dopo aver celebrato la realtà della Pasqua in tutte le sue sfaccettature fino alle solennità dell'ascensione della Pentecoste, ecco che la Chiesa ci invita ad alzare gli occhi al cielo per guardare Dio nella sua realtà e, se vogliamo, anche nella sua complessità, la Santissima Trinità, il Padre, il Figlio e lo Spirito Santo. Ogni domenica noi celebriamo la Santissima Trinità, ben inteso, anzi potremmo dire ogni giorno, ogni volta che facciamo il segno di croce, nominiamo le tre divine persone, il Padre, il Figlio e lo Spirito Santo. Ogni messa si apre con questo gesto, con queste parole, ogni messa si conclude con la benedizione che è invocazione della Santissima Trinità su di noi. Ma in questa domenica la Chiesa ci invita a fermarci un momento per contemplare, per celebrare la Trinità, il Dio in cui noi crediamo. E tutti i testi, sia quelli biblici che quelli delle preghiere, soprattutto del prefazio, ci invitano a riflettere su che cos'è la Trinità, su chi sono queste persone. Quel Padre creatore che ha mandato il suo Figlio, quel Figlio che è venuto in mezzo a noi e passò facendo del bene, quello Spirito Santo che continua la missione di Cristo e offre al Padre e offre dal Padre a noi l'amore misericordioso. In questa domenica quindi contempliamo questa grande realtà, una contemplazione che potrebbe prendere le mosse, e ci aiuta in questo la prima lettura, il libro della Sapienza, dalla realtà creata che nella nostra regione veramente assume un aspetto che ci parla di Dio. Ecco, dalla creazione possiamo risalire al Dio creatore, al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come canta il Salmo responsoriale, il creato è sì opera della mano di Dio, ma soprattutto l'uomo è la vera immagine della realtà stessa di Dio. È bello guardare oggi alla Trinità per guardare a noi stessi, per guardare a noi creati a immagine e somiglianza di Dio. Da Dio viene e a Dio ci conduce la speranza, come ci ricorda San Paolo nella seconda lettura, quella speranza che non delude perché è fondata su quella gloria, la gloria di Dio che l'intera umanità è invitata a riconoscere e a cantare ogni giorno, soprattutto ogni domenica. Con l'augurio di una buona domenica a tutti.